Con Sabrina Baracetti, direttrice artistica della 24esima edizione del Far East Film Festival ad Udine dal 22 al 30 aprile 2022, ben trovata. Ben trovati a voi, siamo molto in fibrillazione chiaramente perché il festival finalmente recupera quella che è la sua dimensione storica, sia a livello di proposta, proprio come evento dal vivo all'interno di un teatro che diventa il cuore proprio della manifestazione, che è il Teatro Nuovo Giovanni da Udine, che ha 1200 posti, un grandissimo schermo, un impianto importante anche dal punto di vista proprio tecnico, che dicevo ritorna alla sua dimensione storica dal punto di vista degli ospiti, perché la formula del Far East Film Festival è sempre stata quella di coniugare i film asiatici di maggiore successo, i film popolari che comunque dall'altra parte del mondo sono visti da migliaia di persone, di spettatori nelle sale proprio, alla possibilità anche di incontrare i beniamini di queste cinematografie che, come sappiamo, sono molto diverse tra di loro, ma che noi in questo momento raggruppiamo appunto con il termine di cinema dell'estremo oriente, che sono 10 cinematografie diverse che vengono rappresentate all'interno di questa selezione che ha complessivamente 72 titoli, comprendendo appunto dei focus speciali, come ad esempio il focus con 6 film dedicati ad una città, una megalopoli veramente molto affascinante, ma anche molto conturbante e inquietante come Manila. E abbiamo deciso appunto di così dare spazio a questa fascinazione occidentale verso queste realtà che noi non abbiamo qui, che sono appunto le grandissime metropoli asiatiche che hanno un ruolo importante anche a livello cinematografico, perché infatti il cinema che noi mostriamo spesso è un cinema urbano che si svolge all'interno appunto della vita frenetica di queste città. E dicevo anche altre sezioni importanti all'interno di questa edizione, appunto di Far East Film numero 24, che sono un occhio particolare ad esempio ai restauri. Cioè, nel senso, abbiamo sempre cercato nella storia del festival di raccontare e mostrare quelli che sono alcuni capolavori delle gemme del passato del cinema asiatico, e lo abbiamo fatto puntando soprattutto alla qualità della proiezione, la qualità proprio del film che viene recuperato, quindi puntando su quelli che sono i nuovi restauri, partendo dalle nuove digitalizzazioni, ma proprio sul restauro di alcuni capolavori. Per cui sarà molto divertente, ad esempio, vedere il primo film di Johnny To, che si chiama The Heroic Trio, e il trio è formato da 3 donne fantastiche che appunto erano Michelle Yeoh, Maggie Cheung e Anita Mui, per cui sarà divertentissimo vederlo con una qualità alla quale prima era possibile accedere proprio. E solo per fare alcuni esempi di alcune sezioni che si aggiungono a quella che è la selezione principale. Ci sarà anche una versione online del festival. Sì, certo, perché questo è tutto ciò che di buono ha portato questa situazione, insomma, che abbiamo vissuto tutti e che ha penalizzato fortemente l'accesso nelle sale cinematografiche e anche la realizzazione di eventi importanti, appunto, come appunto i festival cinematografici. Dicevo, è importante che abbiamo deciso, per una scelta proprio editoriale, che il festival avesse una finestra sull'online, una sezione online che abbiamo sviluppato ovviamente con MyMovies. It, e che rimarrà costante nel futuro. Cioè, noi vogliamo assolutamente che rimanga costante nel futuro, poi chiaramente chiediamo la collaborazione di quelli che sono le compagnie di vendita asiatiche che ci danno il permesso poi appunto di presentare sulla rete i loro prodotti. Non tutti sono disponibili a farlo, però noi ci impegniamo affinché appunto una sezione del festival rimanga appunto, come dicevo prima, sempre accanto a quella che è la formula invece, insomma, storica del recarsi in un cinema, che è appunto il teatro, per vedere appunto i film sul grande schermo. Ci dai tutti i riferimenti web per le informazioni? www.fareastfilm.com, dove si possono prenotare tutti i biglietti, acquistare tutti i biglietti, ed è molto facile anche acquistare l'accredito che permette appunto di vedere tutti i film del festival. Gli orari quali saranno? Noi partiamo alle 9 del mattino, anzi, il capolavoro filippino che si chiama Manila by Night, che dura appunto 3 ore, inizierà alle 8:30 del mattino. La 24esima edizione del Far East Film Festival al Teatro Nuovo Giovanni da Udine dal 22 al 30 aprile 2022. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Sabrina Baracetti. A presto! Ciao!